Dio. Ricordate quando potevamo passare da qui senza preoccuparci delle Iene? Hai nostalgia della tregua? Era tutto più facile. Anche troppo. Ci siamo rilassati e loro hanno impiccato la strada. Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini. Ok, ma quei ragazzi ci hanno attaccati. Tu che avresti fatto? Forse non li avrei crivellati di piombo? Io avrei salvato la nostra gente. Ma nessuno, ragazzi, non è colpa loro. Ma neanche nostra. Li hanno uccisi loro. Ok. Tocchiamo ferro, ma qui sembra tutto calmo. Occhio alle linee di tiro. Merda. Qualcosa blocca la porta. Forse c'è un altro ingresso. Quassù. Manny, va a vedere su. Ok. Il cavo è impigliato a qualcosa. Perfetto. Sali. Mel, resta con Alice. Io provo ad aprire la porta. Cerco un ingresso per voi. Ok. Sta attenta. Allora? Ancora niente Iene. Avranno rinunciato. Oh. È un bel salto. Il salto. Sì, direi di sì. Perfetto. Ok, Mel. Siamo dentro. Io sono alla porta. Ok, vieni, presto. Grazie. Sì, di niente. Di qua. Wow. Guardate qui. È un cantiere per bar. Segniamoci questo posto. Al comando cercano sempre pezzi di ricambio. Sai, sembra la barca da pesca di mio padre. Non vi dico il mal di mare. Una tortura. Manny, non restare mai incinto. Faccio il possibile.
Ok. Vengo io qui. Dai. Cerco il sole. La scusa. Ehi, state bene? Sì, si è rotta. E adesso? Abby, guarda. Un passaggio. Manny, abbi fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto. Ok. Beh, contenta di essere venuta con noi? Sì. Ricordami di ringraziare Manny. Sono contenta di essere qui. Almeno in caso di problemi posso darvi una mano. Ho un'idea. Spero sia buona. Quindi, quest'idea? Un secondo! Che stai facendo? Ci tiro fuori da qui. Ok, ma senza fretta. Un vantaggio di essere incinta è il baricentro basso. Ti credo sulla parola. Cosa? Ok, ci avviciniamo al lucernario. Vediamo. Giusto. Mi ricordo la barca di Owen. Sta ancora riparando quell'affare. Sì, ma dice che dovrebbe finire a giorni. A giorni. Tutti abbiamo un'ossessione. Io i giochi per cani. Già. E io le mie stupide monete. C'è una passerella fino al lucernario.
Ma come ci arriviamo? Fin qui ci siamo. Ottimo. Bella idea. Chissà. Wow, è un bel salto. Soffri di vertigini? Soprattutto se guardo giù. Eccoli là. Manny, arriviamo! Ok! Guarda, ecco l'avamposto. Ci siamo quasi. Possiamo tagliare dallo scalo? Iniziamo a scendere da qui? Vai. Non riesco proprio a immaginarti spaventata. Non sono coraggiosa come pensi. Ma dai. Per esempio, non potrei mai operare come te. Avrei troppa paura di sbagliare. Anch'io vado nel panico, cosa credi? Per quel che vale, mio padre ti considerava la sua allieva migliore. Davvero? Però hai sempre detto che ero un idiota. Andiamo. Alice, bella cucciolona. Ne avete messo di tempo. Calma piatta qui. Sì. Non mi piace. Beh, siamo quasi all'avamposto. Cavolo. Quando arriviamo a casa, mi piazzo sul divano, guardo un film e bevo fino a svenire. Ah sì? Cosa bevi? Che film guardi? Domande difficili. Il film è quello con... come si chiama? La ragazza che cavalca il lupo. Ah, bellissimo. E da bere? Il mio mezcal dell'ultima festa. Vuoi dire il nostro mezcal? Sì, te ne lascio un po'. Anch'io berrei volentieri qualcosa. Ma sono troppo incinta. È in fuga.
Ok, interessante. Cosa? Potrebbe esserci una cassa d'armi. Mi piace l'idea. Ragazzi, di qua. Ok, seguiamo i binari. Portano dritti alla strada per l'avamposto. Non mi piace. Lo so. Occhi aperti. Scavalchiamo il muro. Non vedo come. Shh, calma. Ce ne sono ancora.
Andata. Non ne vedo altri. Con me. Andiamo. Vicolo cieco. Ok, troveremo un'altra via. Ragazzi, qua su. Forza, Bella. Guardate, ci siamo quasi. Puttana madre. Sono vicini. Di qua. Maledizione. Dentro, forza! Bruno! Azione di servizio! I miei figli! Pronta? Ci avete salvato il culo. Fortuna che siamo venuti. Abbiamo sentito gli spari. Stai bene? Credo sopravviverò. Ehi, fammi vedere lui. Siamo.
Lo so, ci siamo quasi. Apri il cancello. Devono passare. Mel. Cosa? La schiena. Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Ha una ferita d'arma da fuoco alla mano. Ehi. Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Siediti. Ha perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Andrà bene. Andrà tutto bene. Ehi, che abbiamo qui? Dai, su, piccolo. Lei è Alice. Su, Alice. Da brava. Grazie. Queste nuove reclute. Non mi fido. Grazie ancora, gente. Ehi, Manny, aspetta. Voi siete pezzi grossi, sapete che succede? Perché lo credo? Siamo fermi qui da 3 giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vetro. Dai, se lo dovete, potete informarvi.